via, su col morale. Abbiamo assistito una grande partita. Punteggio giustissimo. Meglio la Juve nel primo tempo, meglio l'Atalanta nel secondo tempo. Non recrimino neanche sul calcio di rigore sbagliato. Ci sta. Ci sta. Le occasioni le hanno avute anche loro. L'unica cosa sulla quale recrimino e temo per il proseguo della stagione è l'infortunio di Arthur. Perché la Juve è andata in difficoltà proprio con l'uscita di Arthur. Infatti, Rabiot non ne ha azzeccata una. Sì, Cristiano giornataccia, anche Cristiano e Morata una giornataccia. Non mi sono piaciuti né l'uno né l'altro. Troppo sufficienti, troppo nervosi, specialmente Cristiano, oggi che c'era da lottare ha un po' abdicato. Capita, 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 capita. L'Atalanta ha giocato una grande partita. La svolta è stata quell'infortunio. Speriamo non sia nulla di grave perché Rabiot non può circolare. Il Rabiot che ho visto stasera non può circolare. Il gol, grande gol di Freuler. Il gol lo becchiamo su un contrasto sulla nostra tre quarti preso da lui, con palla persa da lui. Veramente, vediamo di apportare dei correttivi a centrocampo. Oltre a Vice Morata. Però dai, non voglio fare drammi. È vero, se l'Inter vince si mette a 3 punti. Se il Napoli vince si mette a 2. Dobbiamo tifare per il pareggio. Non me ne frega niente, mi godo questa bella partita. Sinceramente, anche se il Milan dovesse vincere, che credo che vinca in casa del Genoa, poco cambia, poco cambia, poco cambia, poco cambia. Secondo me è positivo il fatto di non averla persa questa partita, perché l'Atalanta vista oggi è un'Atalanta in netta ripresa. Io in più video ho detto che il giocattolo di Gasperini stava facendo il suo tempo oramai. Aveva fatto il suo tempo oramai, però raga, l'Atalanta vista oggi è un'Atalanta tornata agli antichi fasti. Per carità, oggi abbiamo visto un grande calcio, due squadre che se le sono date di santa ragione, come hanno detto i telecronisti Sky. Gran gol di Chiesa, un gol degno di suo padre ha fatto oggi. Oggi Chiesa nettamente il migliore dei tre attaccanti. Oggi devo fare una tiratina d'orecchie ad Andrea Pirlo. Dybala magari un po' prima. E secondo me non al posto di Morata. È vero, c'era l'ammonizione e Morata era nervoso. Okay, ogni tanto Morata casca in questi tranelli. Ed è giusto, giusto così. Cristiano totalmente insufficiente. Totalmente. Totalmente insufficiente. Non so, vediamo fra mezz'ora cosa combinano Inter e Napoli. Ora faccio un pronostico. Per me vince il Napoli. Per me oggi vince il Napoli. Poi. Certo che se il Napoli dovesse vincere, secondo me, il Napoli è un avversario più difficile da inseguire dell'Inter. Non che sia più forte degli uomini, però ha una rosa meglio assortita di quella dell'Inter. Io l'Inter non la vedo da scudetto, assolutamente. Però pensiamo a noi e dai, è un risultato positivo, rimaniamo imbattuti contro un avversario veramente molto difficile oggi. Oggi si è vista una partita da Premier League, si è vista oggi. Oggi ho visto gran calcio, due belle squadre davvero. Due belle squadre davvero.
Ripeto, noi abbiamo avuto, tra virgolette, la sfortuna di averla trovata in forma l'Atalanta. Napoli l'ha trovata, diciamo che a Napoli fu l'inizio di questa mini crisi per l'Atalanta. L'Inter non ne approfittò, pareggiò a cacchio, diciamo. L'Inter non ne seppe approfittare, noi invece con l'Atalanta abbiamo ottenuto lo stesso risultato perché sinceramente senza pubblico, in casa e fuori casa, fa poca differenza per me. Senza pubblico, qual è lo svantaggio? Il viaggio in pullman, quello è lo svantaggio? Noi manca lo stadio, manca la spinta dello stadio a noi, manca. Però dai, non mi voglio fasciare la testa, abbiamo pareggiato con un degnissimo avversario. Sinceramente sono altre le partite da recriminare, da maledire, però dai, i passi falsi li faranno anche gli altri. Intanto mi vado a vedere questa bella partita, dove francamente non so per chi tifare. Ripeto, l'Inter per me è più facile da inseguire. L'Inter è più facile da inseguire, perché l'Inter, secondo me, soffrirebbe la pressione. Il Napoli no, il Napoli no, il Napoli ha una voglia di rivalsa dopo i due di scudetto persi con la Juve. Il Napoli sarebbe un brutto avversario da rincorrere, anche perché comunque devi giocarci contro. Vabbè, che dire. La Juve di genere non è mai brillantissima nei turni infrasettimanali di campionato. Da che ricordo io, anche con Allegri, non è mai stata brillantissima nell'infrasettimanale. Io ricordo il primo anno di Allegri, si perse a Genova con gol di Antonini. Si è perse, se non sbaglio, anche a Firenze, o no? Ora non ricordo bene. Vabbè, dai, ci sta. In fondo sono i pareggi con Crotone e Benevento che pesano. Altrimenti oggi saresti alla pari col Milan. Col Milan che però deve ancora giocare. Dai, raga, non è successo niente. È un passo falso, ma non così grave. Abbiamo trovato un avversario forte. Oggi ha fatto una bella partita a Szczesny, ha fatto belle parate, come belle parate ha fatto Gollini. Benissimo Bonucci e De Ligt. De Ligt più sta più forte diventa. Cioè Zapata praticamente annullato da questo ragazzo. Già detto di Cristiano che è incappato in una giornata no. Le giornate no le hanno avute tutti. Platini è bella giornata no. In una finale di Coppa dei Campioni, immaginate voi. Morata nervoso. Ecco, l'unico, avrei messo Dybala un po' prima io, francamente, perché Dybala con l'Atalanta ha una buona tradizione. Oggi questo errorino, caro Andrea, te lo devo far notare. Niente da fare, incassiamo questo pareggio, andiamoci a guardare questi Inter Napoli e oh raga, cerchiamo di non perdere più punti con le squadre minori, ok? Perché ora la rosa è a completo. Speriamo non sia nulla di grave per Arthur, veramente, perché Arthur per questa Juve è molto importante. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo. Ciao.